Pronta la grafica, ci vediamo la classifica di questo campionato. Non abbiamo partite per quello che riguarda il calcio di promozione, abbiamo soltanto dei gol fatti da uno dei giocatori più interessanti del campionato, che è il numero 7 del Real Misano, Mezzacolli Derlis. Allora, questa è la classifica, al comando c'è il Cattolica. Real Misano al secondo posto con Troppe Calcoliane e Bagnacavallo. E volevo chiedergli Fassoni, la rivelazione, questo Bagnacavallo? Al momento sì, perché... Ma può resistere? Sinceramente io quando l'ho incontrato qualche domenica fa non mi aveva dato questa grossa impressione, però gli ultimi risultati dicono invece che è una squadra che ha trovato quadratura, sta ottenendo degli ottimi risultati, dunque se la posizione è quella è perché è meritata. Ecco, le altre si sanno, insomma, le altre tre sono partite per vincerlo e stanno rispettando i pronostici. Ecco, in questo momento chi lo vincerà il campionato, Fassoni? Ma io ho detto anche quest'estate che per me il coriano alla fine arriva. Arriva il coriano? Me. Va bene. Secondo me. Allora facciamo una cosa, prima di chiedere qualcosa anche a Rizzo Baldicelli, arrivano tantissimi sms, ci vediamo invece un pulpurri di reti segnate da questo giocatore del Real Misano, che è uno dei giocatori più interessanti di questo campionato di promozione. Allora, se la regia è pronta, ci vediamo alcuni gol di questo giocatore veramente bravo che milita nel Real Misano argentino. Vediamoci le immagini. Bene, ne arrivano tantissimi di sms, qui mi dicono Fabri, per favore, leggili tutti, ma veramente faccio tanta fatica. Allora, corriamo, andiamo di fretta, dobbiamo ancora fare la schedina. Ci vediamo al servizio del nostro Renzo Baldisseri su questo derby non, direi, molto bello, ed è il derby tra Nova Secchiano e Perticara, che è finito in perfetta parità.